Bene, buongiorno a tutti. Allora, oggi tratteremo, diciamo, e ci avvieremo a analizzare, diciamo, la fase finale dei discorsi che abbiamo iniziato con questo ciclo di incontri, e cioè arriveremo fondamentalmente ad analizzare la fase di assegnazione della commessa, quindi il momento dell'aggiudicazione, la stipula del contratto e tutto ciò che poi viene dopo in tutte le sue varie sfaccettature. Il tema che mi è stato oggi assegnato è quello appunto di cercare di trattare dell'aggiudicazione e in qualche modo esaminarne un po' gli aspetti problematici, cioè le questioni che si pongono nel momento in cui la pubblica amministrazione conclude la fase di esame delle offerte e si accinge appunto ad individuare l'offerente migliore, la giusta offerta per così dire, e arrivare poi quindi a stipulare il contratto di appalto. Quindi ci muoviamo nella fase conclusiva del procedimento amministrativo, che abbiamo visto prende avvio con gli atti di programmazione, si sviluppa con la determinazione o la determina o il decreto a contrarre, si svolge per quella che è una fase per così dire istruttoria con una selezione dei partecipanti in base ai criteri che sono stati predeterminati negli atti di gara, e poi appunto ha questa fase conclusiva che è l'aggiudicazione, ovvero l'individuazione finale dell'offerente preferito dalla pubblica amministrazione e l'attribuzione a questi della possibilità di stipulare il contratto di appalto. È un percorso per così dire complesso e che secondo alcuni autori è stato definito a formazione progressiva, soprattutto nella formulazione attuale del codice, nel senso che è un percorso che non è immediato, non c'è una possibilità di individuare ed effettuare l'aggiudicazione in maniera assolutamente per così dire contestuale alla verifica della migliore offerta, ma il legislatore impone una serie di passaggi obbligati, una serie di termini che devono essere rispettati di carattere dilatorio e una serie di sub-procedimenti che hanno ovviamente delle finalità. Le finalità possiamo individuarle fondamentalmente in due esigenze fondamentali, una che è di carattere pubblicistico, l'altra di carattere privatistico. La prima è un'esigenza che è finalizzata ad evitare sostanzialmente, con tutti questi termini che sono indicati tra, poi vedremo nel dettaglio le singole fasi che portano all'aggiudicazione, che vi siano sostanzialmente, dato l'alto tasso di contenzioso che caratterizza questo tipo di procedimenti, o si possono evitare nel miglior modo possibile delle interferenze tra le azioni giurisdizionali che i potenziali contraenti potrebbero proporre avverso gli atti dell'amministrazione e l'esecuzione appunto del contratto. Questo percorso, che deriva naturalmente sia dalla normativa comunitaria ed è stato recepito nel nostro ordinamento, è stato affinato negli anni e ha portato oggi a una serie di appunto termini dilatori che dovrebbero in qualche misura cercare di prevenire o quantomeno creare dei segmenti di certezza progressivi che consentano alla pubblica amministrazione, nel momento in cui poi arriverà finalmente a stipulare il contratto di appalto, di avere una ragionevole certezza che il contenzioso sostanzialmente non verrà attivato in relazione a quella commessa, o quantomeno sapere preventivamente che alcuni operatori intendono contestare gli atti di aggiudicazione. D'altra parte, specularmente, abbiamo un'esigenza, una tutela delle posizioni degli operatori privati, dei potenziali appaltatori, che in qualche misura possono far valere le proprie istanze, le proprie pretese, nel momento in cui ancora il contratto non ha avuto esecuzione. Questo ovviamente è un principio, non è una regola assoluta, perché ovviamente ci sono delle eccezioni, vi sono poi dei casi in cui questo non può necessariamente verificarsi, ma la tensione del legislatore è fondamentalmente questa.
dicevo, questo percorso di formazione progressiva. Il primo momento, diciamo, che conduce all'aggiudicazione, una volta esaminate le offerte, è dato dalla proposta di aggiudicazione. La proposta di aggiudicazione è un termine nuovo inserito nel codice dei contratti da ultimo approvato, che sostituisce fondamentalmente quella che era precedentemente individuata come aggiudicazione provvisoria, ed è una differenza, per così dire, terminologica, che però in qualche modo richiama anche una volontà del legislatore di sottolineare la natura di questo atto. È una modifica che è stata introdotta appunto su suggerimento del Consiglio di Stato, in cui con la quale si vorrebbe sottolineare la natura fondamentalmente di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione e di atto autonomamente non lesivo. Quindi è un atto che si inserisce ancora nel procedimento, non ha effetti immediatamente esterni, è un atto, diciamo, che conclude in qualche misura la valutazione istruttoria delle offerte, ma non ha ancora il carattere di definitività tale per poter produrre una lesione in capo ai soggetti privati. Accanto a questa, poi ovviamente adesso non andrò nel dettaglio perché ci saranno degli incontri successivi che tratteranno il tema sotto profilo processuale, ma anticipo che in corrispettivo con questa modifica, diciamo, terminologica, è stato anche modificato l'articolo 120 del codice del processo amministrativo, in cui è stata stabilita addirittura l'inammissibilità dell'impugnazione della proposta di aggiudicazione. Ora vediamo velocemente l'articolo, appunto il comma 2 bis dell'articolo 120, in cui si afferma, il legislatore afferma, che è altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione ove disposta e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività. Quindi c'è una qualificazione indiretta della proposta di aggiudicazione come atto endoprocedimentale e addirittura una sanzione di inammissibilità. Ecco, forse su questo sarebbe opportuna una riflessione, nel senso che l'inammissibilità dell'impugnazione della proposta di aggiudicazione in modo così perentorio significherebbe l'impossibilità di procedere in qualunque fase del giudizio, nell'ambito appunto del giudizio nei confronti di atti che sovrintendono l'aggiudicazione di un contratto, di sindacare e censurare la proposta di aggiudicazione. Verosimilmente in questa prospettiva si tratta di una preclusione troppo forte, perché la proposta di aggiudicazione può essere certamente impugnata invece in maniera unitaria rispetto all'aggiudicazione definitiva, laddove vi possano essere dei vizi di invalidità derivata, ad esempio. E in questo senso è possibile quindi ipotizzare che una lettura, come dire, costituzionalmente orientata, per così dire, dell'articolo 120 ci imponga di ritenere che la proposta di aggiudicazione l'impugnazione della proposta di aggiudicazione è inammissibile solo nel momento in cui l'unico atto impugnato è appunto la sola proposta di aggiudicazione. Però su questo punto poi ci sarà modo nelle successivi incontri di approfondire la questione, che ha un taglio più processuale. Quello che emerge da queste disposizioni è appunto la natura non definitività, che poi vedremo avrà dei rilievi abbastanza significativi, della proposta di aggiudicazione, e la natura ancora endoprocedimentale. La proposta di aggiudicazione è sottoposta a un'approvazione. Quindi, secondo step per arrivare all'aggiudicazione, dopo la proposta di aggiudicazione abbiamo l'approvazione della proposta di aggiudicazione. La proposta di aggiudicazione viene anche, ecco qui ho fatto un parallelo tra le vecchie disposizioni e quelle nuove, ma diciamo non ci sono significative differenze, se non appunto quella terminologica di cui abbiamo parlato.
la proposta di aggiudicazione appunto viene a seconda degli ordinamenti delle singole stazioni appaltanti sottoposta all'ente, al soggetto, all'organo che ha appunto la competenza per poter procedere all'approvazione. Normalmente negli enti locali è il RUP che trasmette al dirigente, il quale ha appunto un termine di 30 giorni per procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione. Naturalmente si tratta di un termine massimo ed è previsto un meccanismo di silenzio assenso, nel senso che decorsi i 30 giorni, ci dice appunto l'articolo 33,1 del decreto legislativo 50/2016, la proposta si intende approvata. È anche previsto un'ipotesi di in qualche misura interruzione di questo termine, su cui anche qui si è sempre innescato il dibattito giurisprudenziale su cosa si debba intendere con interruzione, se in senso tecnico o atecnico, quindi se il termine inizia nuovamente a decorrere da zero, come dice espressamente la legge, o secondo alcune prime diciamo interpretazioni anche abbia un effetto meramente sospensivo, quindi c'è sempre questa ambiguità, però diciamo che la lettera della legge dovrebbe in qualche misura farci propendere per un'interruzione, quindi una decorrenza ex novo del termine nell'ipotesi prevista dalla legge. In ogni caso, decorso il termine di quell'articolo 33, abbiamo un'ipotesi appunto di silenzio assenso o di approvazione, per così dire, implicita della domanda. Ci si è quindi interrogati su quali siano gli effetti di questo silenzio, cioè cosa vuol dire che si intende approvata la proposta di aggiudicazione? Vuol dire che anche l'aggiudicazione definitiva in qualche misura deve intendersi emessa? Sul punto la giurisprudenza si è ampiamente interrogata e diciamo abbiamo, questo è uno degli esempi che possiamo trovare, la sentenza che poi appunto qui ho richiamato, e in qualche misura si afferma il principio per cui il silenzio assenso ha una portata esclusiva in relazione alla proposta di aggiudicazione e non si estende quindi alla quella che sarà poi l'aggiudicazione, una volta definitiva, oggi aggiudicazione, proprio perché abbiamo questa differenza terminologica. Questo perché questa diciamo diversità è... Il legislatore sottolinea, e quindi anche la giurisprudenza, una sorta di doppio regime che poi avrà anche delle ripercussioni su quelle che possiamo vedere potrebbero essere le, così dire, gli aspetti patologici di questo procedimento che stiamo descrivendo. In altre parole, l'aggiudicazione, l'approvazione della proposta di aggiudicazione è un atto che deve in qualche modo verificarsi. E quindi il legislatore prevede questo meccanismo di rimedio all'inerzia della pubblica amministrazione. Viceversa, l'aggiudicazione definitiva, per così dire, la chiameremo così, anche se il legislatore non ha più questo, non utilizza più questo termine, non ha questa natura di perentorietà, necessarietà e assoluta in posizione diciamo di assunzione in capo all'amministrazione. Perché questo? Perché il procedimento che porta all'aggiudicazione, se ha una conclusione, per così dire, necessitata in ordine alla conclusione dell'istruttoria e quindi all'aggiungimento della proposta di aggiudicazione, non è altrettanto vero che debba giungere necessariamente ad un'aggiudicazione del contratto in capo al miglior offerente. È possibile che tra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva intervengano delle situazioni che inducano l'amministrazione a non aggiudicare in via definitiva il contratto al miglior offerente. Vedremo poi che cosa succede se l'amministrazione in effetti si ferma alla proposta di aggiudicazione e non effettua l'aggiudicazione definitiva, quali sono
le conseguenze che possono verificarsi e soprattutto i rimedi che possono in qualche modo avere venire in rilievo in capo all'appaltatore privato, al potenziale appaltatore che non è ancora il contraente che ha stipulato il contratto. Quindi, svolta questa prima fase della proposta di aggiudicazione, arriviamo finalmente alla proposta di aggiudicazione, approvazione della proposta di aggiudicazione, arriviamo all'aggiudicazione vera e propria. Quindi l'articolo 32 ci dice che, esperita la fase dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante procede appunto all'aggiudicazione. L'aggiudicazione ha un'efficacia sospesa e quindi necessita, per produrre effetti giuridici, di una fase integrativa dell'efficacia, che è quella consistente nella verifica del possesso dei requisiti. Abbiamo degli obblighi in capo all'amministrazione di comunicare l'aggiudicazione a tutti i concorrenti, e questo ha una funzione sostanzialmente, ancora una volta, di accelerazione del prodursi dell'eventuale contenzioso, e quindi far decorrere sostanzialmente i termini per poi procedere all'impugnazione degli atti che attengono all'assegnazione del contratto. E non è previsto tuttavia un termine entro il quale l'aggiudicazione debba in qualche modo essere disposta. È evidente che nella prima l'aggiudicazione verrà disposta e comunicata, prima potrà essere in qualche modo consolidato l'individuazione dell'appaltatore scelto dalla pubblica amministrazione, e di conseguenza potranno decorrere tutti i termini per la presentazione dei ricorsi, e quindi si potrà poi procedere alla stipula del contratto. Esiste all'articolo 32,4 un termine che individua sostanzialmente la vincolatività dell'offerta da parte dell'appaltatore. Cioè, l'articolo 32,4 ci dice che l'offerta formulata dal concorrente è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito, e in caso di mancata indicazione per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Quindi abbiamo una previsione di vincolatività dell'offerta presentata dal potenziale contraente. Ora, ci si è quindi interrogati se questo termine debba in qualche misura estendersi alla possibilità di procedere all'aggiudicazione, ovvero la pubblica amministrazione può aggiudicare in via definitiva un contratto dopo che sia decorso il termine di 180 giorni o altro termine previsto dal bando che in qualche misura stabilisce la vincolatività dell'offerta. E quindi sostanzialmente, se questo termine, la domanda è se questo termine è stato posto nell'interesse dell'appaltatore o del contraente o della pubblica amministrazione. Ecco, la giurisprudenza sul punto, ho richiamato alcune sentenze, ma ve ne sono sicuramente molte, ha chiarito che questo è un termine che è posto nell'interesse dell'offerente, quindi è un termine che è volto ad evitare che la pubblica amministrazione richieda la stipula del contratto di appalto quando è trascorso un lasso di tempo eccessivo rispetto alla presentazione dell'offerta, che avrebbe potuto cambiare, che potrebbe cambiare, diciamo, le condizioni economiche in base alle quali l'offerta era stata formulata. Quindi è un termine, per così dire, a garanzia della remuneratività dell'offerta, che viene stabilito nell'interesse del contraente. Il che vuol dire che il contraente può sciogliersi dalla offerta formulata decorso questo termine.
può concordare con la pubblica amministrazione una proroga di questo termine, ma se la pubblica amministrazione, non, anche laddove non intervenga una proroga, decide comunque di procedere all'aggiudicazione una volta decorso il termine, non è possibile ravvisare ipotesi di illegittimità dell'aggiudicazione. Perché la giurisprudenza ci dice che sostanzialmente vi deve essere, affinché l'offerta si intenda rinunciata e quindi non più aggiudicabile, per così dire, una manifestazione inequivoca da parte dell'offerente della propria volontà di non dare corso a quella proposta. Non è possibile farlo prima che sia decorso il termine, ma dopo il decorso del termine vi deve comunque essere una dichiarazione espressa. Questo significa che è sempre opportuno, prima di in qualche modo ritenere di non procedere all'aggiudicazione, una volta decorso il termine di vincolatività dell'offerta, effettuare una verifica con i potenziali appaltatori. Questo per evitare appunto eventuali contestazioni circa la permanenza dell'interesse ad avere un'aggiudicazione. Questo perché poi in qualche misura avrà dei riverberi, come poi vedremo, delle conseguenze sugli aspetti che attengono all'eventuale rifiuto della pubblica amministrazione di stipulare il contratto di appalto o addirittura procedere all'aggiudicazione definitiva. Quali effetti produce l'aggiudicazione? Allora, l'aggiudicazione, ci dice oggi, lo diceva già in realtà il precedente codice, ma vi è una disposizione che viene ribadita al comma 6 dell'articolo 32, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Questa è una proposizione estremamente importante, perché se ci trovassimo, diciamo, in un ambito di contrattualistica o di rapporti privatistici, a fronte della formulazione di un'offerta e dell'accettazione di quell'offerta da parte della controparte, si stipulerebbe un contratto. Il legislatore ci dice che nell'ambito invece dei contratti pubblici questo non può avvenire, ancorché vi sia una previsione nella legge, nel Regio Decreto del 23, che ancora tutt'oggi prevede che i processi verbali di aggiudicazione definitiva in seguito ad incanti pubblici o private licitazioni equivalgono per ogni legale effetto al contratto. È una disposizione che è superata quindi dal codice dei contratti per questa previsione espressa. Non è solamente questo però che ci dice che l'aggiudicazione non produce, quindi l'accettazione, per così dire, la valutazione positiva dell'offerta non produce un contratto. Ci sono anche altri indici al di là dell'espressa previsione dell'articolo 32 che abbiamo testé ricordato. In particolare abbiamo detto che l'aggiudicazione è sospensivamente condizionata a una fase, l'efficacia dell'aggiudicazione a una fase integrativa, che è quella appunto della verifica dei requisiti. E in ogni caso il codice oggi prevedeva già in passato, ma oggi con anche delle forme più stringenti, che la stipula del contratto deve necessariamente osservare delle forme a pena di nullità, quindi delle forme per iscritto, le forme che poi vediamo all'articolo 32,14, a seconda dei tipi di contratto, ma in linea generale è necessario, al netto delle singole casistiche, un atto pubblico notarile informatico. Ora, questa forma è una forma che è cosiddetta ad substantiam, cioè necessaria per l'esistenza dell'atto, che in mancanza deve ritenersi nullo. Ci fa ulteriormente confermare che la semplice accettazione dell'offerta che potrebbe intendersi esercitata attraverso l'aggiudicazione non è idonea a stipulare il contratto di appalto, perché appunto non ha la forma dell'atto pubblico notarile informatico, posto che viene assunta come un atto ordinario amministrativo.
La fase in cui, di cui stiamo ragionando, cioè la fase dell'aggiudicazione, tutto ciò che è, diciamo, porta a concludere il procedimento amministrativo di individuazione del miglior offerente e comporta l'assunzione di atti che in qualche modo cristallizzano l'individuazione della migliore offerta, come abbiamo detto, non ha effetti immediatamente di carattere contrattuale, cioè non comporta la stipula di un contratto, però abbiamo sicuramente un percorso che rispetto all'avvio che abbiamo visto negli scorsi incontri raggiunge dei canoni e degli elementi di certezza sicuramente maggiori. Abbiamo avuto un'istruttoria, abbiamo avuto una verifica delle offerte, abbiamo avuto una scrematura degli offerenti, un'individuazione di un potenziale contraente e addirittura un'aggiudicazione, cioè un atto formale con cui si dice che quella è l'offerta migliore e quella è l'offerta che l'amministrazione ha scelto per poter poi dare corso sostanzialmente alla commessa e quindi sostanzialmente il partner contrattuale con cui attuare gli interessi pubblici che l'hanno determinata a rivolgersi al mercato per stipulare quel tipo di contratto. Però, come abbiamo detto, non siamo ancora in una fase pienamente contrattuale e quindi è una fase intermedia in cui si scontrano delle dinamiche prettamente pubblicistiche, perché siamo ancora nell'ambito del procedimento amministrativo. La giurisdizione è quella del giudice amministrativo ancora, ma al contempo abbiamo una serie di consolidati affidamenti che si sono cristallizzati appunto in capo al privato. L'articolo 32,8 ci in qualche modo ricorda che in questa fase di transizione siamo praticamente arrivati alla stipula del contratto e quindi all'individuazione di un nesso contrattuale che pone la pubblica amministrazione e il cittadino potenziale offerente, lo fa diventare definitivamente appaltatore, quindi pone le due parti su un piano di parità contrattuale con tutte ovviamente le peculiarità del contratto di appalto pubblico, ma in qualche modo li vincola in un nesso negoziale e poi sposta quindi l'attenzione alla giurisdizione e al giudice ordinario. Però non è ancora in qualche modo effettivamente attuata questo tipo di rapporto. E l'articolo, appunto, dicevo, 32,8 ci ricorda che divenuta efficace l'aggiudicazione, cioè all'esito dei controlli di cui abbiamo detto, della verifica dei requisiti di cui abbiamo detto, si procede alla stipulazione del contratto di appalto e poi vedremo la questione del termine, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. Quindi ci ricorda il legislatore che in questo ambito è ancora attuale la posizione di superiorità della pubblica amministrazione che esercita dei poteri. L'aggiudicazione è l'esercizio di un potere amministrativo e quindi a fronte dell'esercizio di un potere amministrativo vi è sempre il potere generale appunto di autotutela, cioè quello di ripensamento per la miglior tutela dell'interesse pubblico. Quindi queste ipotesi di autotutela non costituiscono ipotesi di recesso contrattuale, perché il contratto ancora non esiste. Abbiamo detto che l'aggiudicazione non equivale alla stipula di un contratto, ma è l'individuazione semplicemente del partner contrattuale. E dobbiamo quindi individuare, quando il legislatore dice nei casi consentiti dalle norme vigenti, alle ipotesi generali di autotutela che sono consentite alla pubblica amministrazione in relazione agli atti da essa emessi. E quindi ci ritorniamo sulle ipotesi tipiche di revoca e annullamento d'ufficio. Allora, farei un brevissimo excursus su questi due temi, rinviando poi un approfondimento alla lezione che sarà proprio quella successiva, in cui verrà fatto un focus specifico su questi temi. Dico solo che, al di là delle conseguenze che poi si avranno eventualmente sul contratto, nel momento in cui, se questi atti avvengono quando il contratto è già stato stipulato o altre fattispecie più particolari,
In linea generale possiamo dire che meno problematico è l'annullamento d'ufficio, nel senso che è un atto che in qualche misura presuppone l'accertamento di un'illegittimità di atti della procedura e quindi è legato a un'esigenza di ripristino della legalità, anche se non sufficiente, come sappiamo, in base all'articolo 21 nonies della legge 241 del 90, perché comunque vi deve essere la dimostrazione della sussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento, tutti i principi del contrarius actus che valgono in linea generale per l'esercizio del potere di annullamento da parte della pubblica amministrazione. Più problematica però in questo ambito è la revoca, l'eventuale revoca degli atti sinora assunti. Perché? Perché la revoca è un vero e proprio ripensamento da parte della pubblica amministrazione che rivaluta le proprie decisioni nei casi che sono appunto previsti dall'articolo 21 quinquies, e quindi sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, o salvo appunto, questo poi vedremo, questo inciso come è stato attuato dal Consiglio di Stato, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Quindi questi tre casistiche fondamentalmente: sopravvenienza di un interesse pubblico diverso, nuovo, mutamento della situazione di fatto, rivalutazione dell'interesse pubblico che aveva determinato, diciamo, l'avvio di tutta la procedura e la volontà di stipulare il contratto. Queste, diciamo, la possibilità di esercitare questi poteri varia nell'intensità e nell'ambito di manovra sostanzialmente della pubblica amministrazione, a seconda che si rivolga nei confronti della proposta di aggiudicazione o dell'aggiudicazione definitiva. Allora, il ritiro della proposta di aggiudicazione è qualcosa che viene considerato dalla giurisprudenza quasi fisiologico, cioè, o meglio, non fisiologico, ma che non necessita un particolare approfondimento e motivazione, perché si ritiene che sostanzialmente alla proposta di aggiudicazione non debba necessariamente conseguire l'aggiudicazione definitiva. E quindi questa è una sentenza del TAR Lombardia, ma anche qui ve ne sono tante altre, solo esemplificativa. Viene affermato il principio secondo cui quello ancora, diciamo, riguarda l'aggiudicazione provvisoria, ma viene espressamente dato atto che i principi espressi e quindi le valutazioni formulate in relazione al precedente codice, in cui veniva indicato solamente terminologicamente l'aggiudicazione provvisoria, oggi proposte di aggiudicazione, sono certamente trasmissibili al codice vigente. Mi ha appunto detto che l'aggiudicazione provvisoria, facendo nascere in capo all'interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, non è individuabile come provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica, avendo per sua natura un'efficacia destinata ad essere superata, quindi qualche cosa di un'efficacia di interinale. Per cui, primo punto, ai fini del suo ritiro non vi è obbligo di avviso di avvio del procedimento. Ma non solo. Prosegue questa sentenza, citando dei precedenti del Consiglio di Stato, la possibilità di aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto, che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto non segua quella definitiva, è un evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a generare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio. Per lo stesso motivo non è richiesto un onere motivazionale particolare a sostegno della revoca del procedimento, mentre dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto la revoca è pur sempre possibile, salvo un particolare più aggravato onere motivazionale. Quindi un intervento in autotutela in relazione alla proposta di aggiudicazione richiede, secondo la giurisprudenza,
sempre una motivazione, ben inteso, ma un onere motivazionale meno pregnante, meno significativo rispetto a quello che è invece richiesto nel caso di eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva. Quindi prosegue il TAR dicendo che il ritiro dell'aggiudicazione provvisoria può essere sindacato, oltre che per violazioni di espresse disposizioni di legge, solo nei casi di manifesti illogicità o irrazionalità della scelta. Qui ho richiamato anche una delibera di ANAC che forse è anche un po' troppo tranchant, per così dire, quantomeno nella massima che viene riportata nel deliberato, secondo cui addirittura sarebbe sempre possibile per la stazione appaltante procedere in autotutela nei confronti della proposta di aggiudicazione. Beh, insomma, detto così forse è un po' troppo assolutistica come affermazione. Lo può fare laddove vi siano i presupposti naturalmente di legge. Ma come avete visto, come abbiamo visto, o meglio, torniamo velocemente all'articolo 21 quinquies, eccolo, è scritto in piccolo purtroppo, ma è previsto che laddove la revoca incida su un atto amministrativo di efficacia durevole, ecco, la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Questa è una previsione di carattere generale in relazione alla quale appunto il legislatore prevede che se l'amministrazione decide di revocare un atto deve in qualche modo procedere all'indennizzo delle posizioni lese. Si tratta naturalmente di indennizzo e non di risarcimento, in quanto è un atto lecito, consentito dal legislatore, ma in qualche misura deve compensare i pregiudizi arrecati. Ora, questo principio vale laddove si proceda a ritirare, a revocare quindi una proposta di aggiudicazione? Ecco, il Consiglio di Stato, con questa sentenza del luglio del 2017, ci dice, conferma un orientamento previgente secondo cui non è dovuto nemmeno l'indennizzo nei confronti del ritiro della proposta di aggiudicazione, proprio sul principio per cui la proposta di aggiudicazione non è un atto definitivo, non cristallizza un affidamento finale, per così dire, in capo al privato, e il suo superamento, anche in senso negativo, deve intendersi fisiologico per l'ordinamento. Ben diverso invece è il caso in cui l'amministrazione ritenga di dover procedere alla revoca dell'aggiudicazione, quella diciamo definitiva. In questo caso è sempre possibile procedere al ritiro, quindi alla revoca dell'aggiudicazione definitiva una volta ottenuta la proposta di aggiudicazione. Ma ci dice la giurisprudenza, il ripensamento dell'amministrazione deve fondarsi sulla sicura verifica dell'inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l'avvio della procedura. In altre parole, con questa sentenza, diciamo che con cui è stato fatto un po' il punto sulla situazione da parte del Consiglio di Stato, è stato chiarito che la pubblica amministrazione, vista la struttura procedimentale della scelta del contraente, la definizione regolare della procedura mediante la selezione di un'offerta conforme alle esigenze della stazione appaltante come cristallizzate nella lex specialis, consolida in capo all'impresa aggiudicataria una posizione particolarmente qualificata
e impone quindi all'amministrazione, nell'esercizio del potere di revoca, l'onere di una ponderazione particolarmente rigorosa di tutti gli interessi coinvolti. Una posizione ben diversa da quella della semplice proposta di aggiudicazione, cioè abbiamo una cristallizzazione di un affidamento assolutamente significativo e pregnante. Quindi, secondo il Consiglio di Stato, sempre le amministrazioni pubbliche devono preliminarmente verificare le proprie esigenze, poi definire coerentemente con gli esiti dell'anzidetta analisi gli elementi essenziali del contratto e solo successivamente indire una procedura di affidamento avente ad oggetto la prestazione già individuata come necessaria. È evidente che l'aggiudicazione della gara a un'impresa che ha diligentemente confezionato la sua offerta in conformità alle prescrizioni della Lex Specialis può essere validamente rimossa con lo strumento della revoca solo nell'ipotesi eccezionale in cui una rinnovata e comunque tardiva istruttoria ha rilevato l'assoluta inidoneità della prestazione inizialmente richiesta dall'amministrazione a soddisfare i bisogni per i quali si era determinata a contrarre. Quindi un'ipotesi di revoca è consentita solo laddove venga accertata la sopravvenuta assoluta inidoneità della prestazione a soddisfare i bisogni. Al contrario, non può in alcun modo giustificarsi idoneo a giustificare la revoca di un ripensamento, un ripensamento circa il grado di satisfattività della prestazione messa in gara. Quindi la pubblica amministrazione non può successivamente all'aggiudicazione in qualche modo considerare che quella commessa non soddisfa adeguatamente, in modo sufficiente, le esigenze che l'avevano mossa a rivolgersi al mercato. E in questo senso la presa di posizione del Consiglio di Stato è assolutamente coerente con l'articolo 21 quinquies della legge 241 del 90. Se andiamo a riprenderlo, vedete che la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario è consentita, ma è salvo che per provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Ora, l'aggiudicazione non è né un'autorizzazione né un provvedimento di attribuzione di vantaggio economico, ma questo inciso ci fa in qualche modo prestare attenzione, il legislatore ci induce a prestare attenzione a atti che cristallizzano una posizione qualificata in capo all'amministrato, per cui la rivalutazione dell'interesse pubblico originario, quindi una sopravvenuta rivalutazione, deve essere fatta con estremo rigore. Il Consiglio di Stato consente, ritiene consentita la rivalutazione dell'interesse pubblico originario, ma con il limite dell'assoluta inidoneità a soddisfare la prestazione. Mi avvio appunto a concludere individuando quelli che sono i termini per, una volta arrivati all'aggiudicazione, stipulare il contratto vero e proprio di appalto e poi quindi aprire la fase che verrà descritta successivamente dell'esecuzione di tutto quello che ne consegue e in qualche modo la fisiologia e patologia dell'attuazione appunto del rapporto contrattuale. Abbiamo fondamentalmente due termini per la stipula del contratto di appalto. Un primo termine dilatorio, su cui non mi dilungo perché verrà affrontato anche questo in un incontro studiato ad hoc, che è il cosiddetto termine di standstill che tutti conoscete, e cioè l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto, salve alcune particolari casistiche, prima che sia decorso un certo lasso di tempo, che non è casuale, ovviamente sono 35 giorni, che in qualche modo dovrebbero consentire la decorrenza del termine per proporre eventuali ricorsi e quindi consentire all'amministrazione di sapere se esiste o no del contenzioso e come regolarsi in relazione alla stipula del contratto. Poi vi è un ulteriore termine dilatorio che è determinato dalla effettiva preposizione del ricorso in questi termini, ma diciamo ne parleremo
spiegheremo nelle, nei prossimi incontri. Vi è tuttavia, a sensi dell'articolo 32,8, un termine massimo per la stipula del contratto una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, che è appunto di 60 giorni. Ora ci si è chiesti che cosa succeda nel caso in cui questo termine non venga rispettato. Allora, una prima risposta la fornisce direttamente il legislatore. Se decorsi 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, il contratto, la pubblica amministrazione non stipula il contratto, l'aggiudicatario può sciogliersi dal vincolo contrattuale. Qui viene utilizzato impropriamente il termine recedere dal contratto, ma in realtà abbiamo detto che l'aggiudicazione non costituisce una stipula di un contratto, quindi in questa fase teoricamente il contratto non esiste ancora, quindi forse è un po' improprio fare riferimento al recesso, ma in ogni caso l'aggiudicatario può sciogliersi da un vincolo contrattuale senza indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Naturalmente questo non avviene nel caso in cui sia stata data un'esecuzione urgente ai lavori prima della stipula del contratto, perché in questo caso sono dovuti anche i costi e la remunerazione delle prestazioni effettuate nelle more. Questo è sempre sotto il profilo del termine, quindi se è possibile per la pubblica amministrazione assegnare un termine perentorio, è un caso abbastanza comune, quindi quando c'è un po' di incertezza o di inerzia sostanzialmente tra le parti, si sono verificati in casi in cui il RU, il responsabile del procedimento, assegna sostanzialmente a l'aggiudicatario un termine perentorio per presentare la documentazione necessaria per la stipula del contratto, sanzionando la mancata presentazione con la revoca dell'aggiudicazione. Secondo queste sentenze, una sentenza del TAR Lombardia che ho richiamato in fondo, un po' in piccolo, la 1766 del 2017, è consentito individuare un termine anche successivamente alla pubblicazione del bando, quindi anche non indicato nella lex specialis di gara, per indurre sostanzialmente il contraente, il potenziale contraente, a stipulare il contratto in termini certi, per soddisfare appunto le esigenze della pubblica amministrazione di arrivare al perfezionamento della procedura e quindi all'esecuzione del contratto. Perché diciamo tutte queste regole esistono, ma poi non dobbiamo dimenticare la finalità fondamentale, che è quella che la pubblica amministrazione possa poi avvalersi della prestazione contrattuale. Quindi è stato ritenuto che questo tipo di previsione non contrasti con il principio di tassatività delle cause di esclusione o in generale con le regole che sovrintendono all'individuazione dei contraenti privati, principio di parità di condizioni, trattamento e quant'altro. Decorso il termine di 60 giorni, abbiamo detto che l'aggiudicatario può sciogliersi dal vincolo contrattuale, ma può in qualche misura chiedere e obbligare la pubblica amministrazione a stipulare il contratto? Questo è un tema su cui ci si è lungamente interrogati, abbiamo degli orientamenti parzialmente contrastanti. Richiamo una sentenza qui del TAR Lazio, ovviamente manca il riferimento, Roma, del 2015, che individua una soluzione abbastanza originale, a mio modo di vedere condivisibile, anche se poi questa sentenza non è stata riformata, ma le successive espressioni sul punto, ancorché non esattamente in termini, del Consiglio di Stato non confermano con così tanta certezza questo tipo di orientamento. Sostanzialmente che cosa dice? Era stato fatto un ricorso da parte di un aggiudicatario che lamentava di essere appunto aver ottenuto l'aggiudicazione definitiva, ma lamentava l'inerzia della pubblica amministrazione, nonostante delle diffide e delle richieste, a stipulare il contratto definitivo.
E quindi il TAR si è trovato di fronte a sostanzialmente due alternative: applicare il codice civile, quindi i rimedi che il codice civile mette a disposizione dei soggetti che tra di loro formulano delle intese per così dire preliminari, come potrebbe essere la proposta contenuta nell'offerta e l'accettazione, ancorché non determina un contratto, che è espressa nell'aggiudicazione, che quindi potrebbe essere in qualche modo assimilabile a un contratto per così dire preliminare, oppure abbracciare sostanzialmente i rimedi che sono consentiti e sono messi a disposizione dell'ordinamento nel caso in cui il cittadino si trovi in linea generale a fronte di un'inerzia della pubblica amministrazione, quindi i rimedi contro il silenzio della pubblica amministrazione. La scelta è stata fatta correttamente dal TAR in base alla considerazione della posizione soggettiva dell'aggiudicatario in questa fase. Come abbiamo detto, non siamo ancora in una fase in cui è stato stipulato il contratto, quindi la posizione soggettiva non è ancora pienamente qualificabile come di diritto soggettivo in capo all'aggiudicatario nei confronti della pubblica amministrazione. Questo avverrà solo dopo la stipula del contratto, e invece è ravvisabile una posizione certamente di interesse legittimo qualificato, e quindi secondo il TAR è esperibile un rimedio pubblicistico nei confronti dell'inerzia della pubblica amministrazione. Ma quindi la pubblica amministrazione è tenuta a stipulare il contratto? No, non è questo che ci dice il TAR. Quello che ci dice è che la pubblica amministrazione ha l'onere e l'obbligo di assumere un provvedimento espresso, sia esso di decisione di non più procedere al perfezionamento di quella commessa, quindi esprimersi sulla propria volontà di sostanzialmente revocare in questo caso l'aggiudicazione, non darvi corso, oppure viceversa esprimere la propria volontà di procedere alla stipula del contratto definitivo. Quindi il rimedio che viene individuato, che è quello tipico del ricorso nei confronti del silenzio della pubblica amministrazione, è volto ad indurre la stazione appaltante ad assumere una posizione espressa, non l'obbligo di stipulare il contratto, ma l'obbligo di assumere una decisione espressa sulla propria volontà in relazione a quella singola commessa. Questo appunto è quello che vi dicevo, come nella motivazione viene espressa questo tipo di alternatività: o stipula oppure agisci in autotutela. L'aggiudicatario ha la possibilità, naturalmente, laddove la pubblica amministrazione invece ritenga di non dover dare corso alla propria al proprio procedimento con la stipula del contratto finale, di chiedere un risarcimento del danno precontrattuale, ma questo naturalmente presuppone la dimostrazione dell'esistenza di tutti gli elementi che giustificano il risarcimento nell'ambito della responsabilità precontrattuale. Qui ho citato solo un precedente che magari, se siete interessati, potrete andare a consultare. Caso opposto, è possibile invece, una volta decorso il termine, obbligare il privato a stipulare il contratto di appalto? Ecco, su questo punto la giurisprudenza è meno, diciamo, a favore, per così dire, della pubblica amministrazione, ma ha anche un senso, diciamo, fare questi matrimoni, per così dire, forzati, forse non è esattamente una buona idea. Il ragionamento viene fatto sulle previsioni del codice dei contratti che stabiliscono l'obbligo della pubblica amministrazione di incamerare la cauzione provvisoria, e quindi viene ritenuto che nel caso in cui il privato ritenga di non dover stipulare il contratto, decida di non stipulare il contratto per una propria decisione personale, non sia possibile obbligarlo in qualche misura, ma la pubblica amministrazione ha l'obbligo viceversa di incamerare la cauzione prestata.
questa è una sentenza del Consiglio di Stato che conferma questo obbligo e precisa però che questa previsione è volta a tutelare sostanzialmente la pubblica amministrazione dall'ipotesi, appunto qui individuata come patologica, che una volta individuato l'appaltatore, la pubblica amministrazione si trovi senza contraente e quindi non possa dare corso alla commessa. Questa diciamo logica, che trova la sua espressione formale nella previsione dell'obbligo della cauzione e quindi l'obbligo di incameramento nel caso di mancato perfezionamento del contratto, induce con questa sentenza il Consiglio di Stato a andare anche oltre, e cioè a individuare la possibilità per la pubblica amministrazione di chiedere anche un risarcimento del danno che vada oltre l'ammontare della cauzione o della cauzione appunto prevista dal bando, laddove appunto questo rifiuto immotivato per fatto dell'aggiudicatario abbia determinato dei pregiudizi in capo all'amministrazione, che ad esempio ha avuto un ritardo nella esecuzione della commessa o dei danni che derivano appunto da questo comportamento. Questo va bene, sono delle sentenze che riguardano il rifiuto di stipulare dopo la proposta di aggiudicazione, secondo alcuni appaltatori, poiché la norma fa riferimento a mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ritenevano che questa previsione non si applicasse nel caso in cui il rifiuto avvenisse dopo la proposta di aggiudicazione, ma il Consiglio di Stato ha chiarito che la ratio è la medesima e quindi la sanzione va estesa anche a questa ipotesi. L'ANAC ci dice naturalmente che questi sono fatti legati a cioè sono fatti riconducibili all'affidatario tutti quelli che sono naturalmente connessi alla logica del rapporto contrattuale e che quindi in qualche misura impongono un obbligo di diligenza da parte dell'affidatario di portare a termine l'impegno preso con la proposizione dell'offerta. Quindi queste sono, diciamo, le ipotesi che ci conducono da una fase, così dire, procedimentale amministrativa a una fase effettivamente contrattuale. Dopo l'aggiudicazione, laddove appunto le cose abbiano un esito positivo, con tutto questo percorso travagliato e questi rimedi che abbiamo visto, si arriverà invece finalmente alla stipula vera e propria del contratto di appalto, che aprirà appunto la stagione dell'esecuzione del contratto con tutti i problemi che ne derivano e di cui appunto tratteranno gli illustri relatori che mi seguiranno. Vi ringrazio per l'attenzione.